finanziati 465 progetti per circa 2.150.607 euro per diverse aree di intervento, arte, attività e beni culturali per 978.578 euro, sviluppo locale per 293.227, ricerca scientifica e tecnologica 82.200, volontariato, filantropia e beneficenza 324.469, crescita e formazione giovanile 427.133. Il bilancio del 2017 della Fondazione Carispac, che ha fatto registrare l'aumento delle erogazioni e l'incremento del patrimonio. Il presidente Marco Fanfani. È stato un anno non semplice, pur tuttavia molto positivo. Non semplice perché abbiamo vissuto la crisi profondissima del sistema del credito e delle banche. Noi però siamo riusciti, attraverso un'oculata gestione fatta grazie anche al nostro advisor, a portare a casa, diciamo, un rendimento del 3,5% e quindi circa 5 milioni di euro di rendimenti, e quindi abbiamo incrementato il nostro patrimonio che registra negli ultimi anni un incremento dell'11,5 pari a 13 milioni, cioè 146 milioni di euro. Tanti gli interventi finanziati, tra i più significativi. Scrittori al Centro ha visto una partecipazione molto interessata, e anche questo nuovo rientro in centro storico col Palazzetto delle Nobili, con autori molto, molto importanti. L'intervento che abbiamo fatto sulla sanità con il robot chirurgico credo che sia stato un passo avanti molto importante. Aspettiamo che adesso però chi lo deve fare, cioè gli enti locali e la Regione Abruzzo, stabilizzino questo intervento che noi siamo riusciti a far fare attraverso un comodato gratuito con la proprietà e pagando noi invece i kit per gli interventi. Questo è elevarsi del livello tecnologico e quindi anche la qualità straordinariamente importante. Ecco, cito queste due iniziative: ad Avezzano certamente il Festival di Alba Fuce, cioè, tanto per cambiare, a Sulmona sia la giostra cavalleresca che il bimillenario ovidiano, che ha visto anche la presenza del Presidente Mattarella. Il 2017 ha rappresentato anche i primi 25 anni di attività dell'istituzione, che da 6 anni si avvale inoltre della società di scopo, la Fondacque SRL, presieduta da Mimmo Taglieri. È un altro strumento che si aggiunge alla fondazione, perché essendo uno strumento profit può fare delle cose che la fondazione naturalmente non fa direttamente, ma fa attraverso la società di scopo. La società di scopo ha attivato un co-working all'Aquila, lo farà anche a Sulmona e ad Avezzano a breve scadenza, ma anche una cosa importantissima, un progetto culturale che voglia mettere a rete tutta quanta la provincia. La Fondazione Carispac anche per il 2018 continuerà a dare impulso allo sviluppo economico, sociale e culturale della provincia dell'Aquila. In questo periodo in cui gli enti locali affannano un po' sul piano economico, la Fondazione riesce a colmare dei vuoti che danno la possibilità a tutto quanto il territorio, quindi all'Aquila, a Sulmona, a Avezzano, di poter continuare attività culturali che diversamente sarebbero morte.